Mi chiamo Cristina Guarise. Sin da quando ero molto piccola ho sempre comunicato normalmente con il mio angelo custode, così come hanno la possibilità di fare tutti i bambini. Mi confidò che, con il tempo, anziché ritirarsi ad una protezione invisibile e silenziosa, la nostra comunicazione si sarebbe affinata ed avrebbe avuto un giorno uno scopo ben preciso. E così è stato. Liv fa parte della mia vita, proprio come gli altri componenti della mia famiglia. Mi consiglia, mi guida, ma soprattutto mantiene accesa la fiamma della fede in me e in tutte le persone che hanno la fortuna di incrociare le proprie esistenze con la sua. Sono centinaia i messaggi che ho trascritto su dettatura di Liv. Non sono una medium, né faccio scritture medianiche, ma trascrivo tutto ciò che egli mi dice per non dimenticare nemmeno una delle sue preziosissime parole. Forse anche queste parole che state ascoltando sono carezze dal cielo. Anzi, sono note di cielo. Buon pomeriggio e ben ritrovati qui a Note di Cielo, come ogni giovedì. E non vi nascondo che siete in tantissimi a scrivere e cercherò oggi di rispondere al più domande possibili. Abbiamo tanti quesiti, uno dei quali è stato scelto insomma, per l'argomento di oggi. E affronteremo appunto oggi un argomento un po' particolare, ovvero la possibilità delle anime di coloro che ci hanno lasciato, dei nostri cari, di manifestarsi e di parlare con noi. Ovviamente questa forma di comunicazione è una comunicazione volontaria da parte loro, senza alcuna evocazione, di cui sapete io sono contraria, insomma, ecco. Ma la non evocazione non nega appunto il fatto che essi possano comunicare, mettersi in contatto con noi, attraverso molti segni. E quando questi segni vanno al di là delle normali coincidenze, insomma, di quello che si può definire così, si inizia a parlare davvero di contatto medianico con queste anime. Ma possiamo essere anche colti impreparati a volte da questo tipo di segnali. A volte si può provare timore, a volte della sorpresa, ma spesso è proprio il timore che proviamo noi a fare in modo che essi non si lasciano andare nelle manifestazioni. Immaginatevi l'anima di un nostro caro, insomma, una persona a cui abbiamo voluto bene o a cui vogliamo, insomma, tuttora bene, si guarderebbe senz'altro dall'incuterci timore o dallo spaventarci, insomma, ecco. E invece ci sono persone che hanno la mente forse più aperta o forse una sensibilità maggiore e non provano alcuna forma di timore, anzi sono molto attratte verso questi segnali e offrono il loro tempo, anche il loro cuore direi, per accettare ed accogliere questi messaggi che ci arrivano dall'aldilà. E questi segnali a volte sono molto significativi e davvero carichi di speranza. E anche oggi parleremo di una storia molto dolce, a volte forse un po' inquietante per qualcuno, ma davvero carica di amore con il nostro ospite. Ma prima vorrei farvi sapere cosa pensa il mio angelo Liv in proposito. Chiamare o cercare i defunti è una forma di evocazione che mal si sposa con l'amore, se si associa solo a morbosa curiosità. Tutti vorremmo avere la possibilità di sapere dei nostri cari, ma non ci si preoccupa se per essi sia un bene o un male, tornare in una dimensione di cui non fanno più parte. Non ci si domanda se sia più o meno doloroso rientrarvi e vedere il dolore dei familiari, questa volta palpabile e reale. E poco importa se ciò non è cosa buona. La curiosità non è sinonimo di amore, ricordatevelo sempre. Invece, qualsiasi persona, e dico qualsiasi, può contattare un angelo, sia questi il proprio o quello di qualcun altro. Gli angeli sono stati creati apposta. Sono il tramite tra la terra e il cielo.
sono il mezzo di contatto con Dio che vi è concesso evocare. Sono il ricordo dei vostri cari. In terra, con essi, potete dialogare, ma quasi nessuno lo fa. Potete chiedere intercessione presso Dio e potete anche evocarli, appunto, così come è da sempre consentito, ma non attraverso riti magici o date prestabilite da improbabili libri New Age, ma semplicemente pregando e attendendo i loro segni d'amore. In questo modo non solo avrete notizie dei vostri cari, dirette o indirette, ma eleverete la vostra conoscenza al di sopra del semplice sapere umano. Il miglior metodo di comunicazione con gli angeli rimane sempre e comunque la preghiera. Ti saluto e ti attendo. Alleluia. Bene. È vero che vi sono persone che hanno magari una maggiore sensibilità o una maggiore predisposizione mentale per tutto ciò che riguarda il sovrannaturale, ma è anche vero che tutti noi abbiamo un legame con il divino e questo legame può essere diretto magari nei momenti in cui ci mettiamo a pregare o ci mettiamo in meditazione, o anche mediato sicuramente, sapete da chi, dagli angeli. Tutti noi abbiamo un angelo al nostro fianco, come vi dico sempre, e vorrei fare una piccola precisazione su questo argomento, perché a volte si fa molta confusione, la differenza tra gli angeli e le anime dei nostri cari. Dunque, Liv in proposito mi ha detto che anche il più buono tra gli uomini su questa terra, anche il migliore, insomma, il migliore essere umano esistente, potrà divenire magari santo, ma non un angelo. Ecco, gli angeli sono creature di pura luce, creati proprio per essere angeli, ci sono dall'inizio dei tempi, e non si sono mai incarnati, anche se su questo mai non c'è molta certezza, perché a volte anche le persone che incontriamo, anche i nostri vicini di casa, diciamo, possono essere angeli per un attimo. E dunque, bene, ne parleremo più a fondo con il nostro ospite. E oggi parleremo però non degli angeli, ma delle anime che hanno vissuto su questa terra e che ora si trovano in un'altra dimensione, ma cercano in qualche modo di farci sentire la loro presenza, di farci capire che la vita non è tutta qui, che è necessario credere fermamente ed avere la speranza che un domani si continuerà a vivere nell'eternità. Ma parleremo di questo subito dopo la pubblicità con il nostro ospite di oggi. Non andate via e ci vediamo fra poco. Se volete sostituire la vostra vecchia vasca da bagno con un box doccia, c'è un'unica soluzione: Doccia Doccia. Scoprirete che si risparmia acqua, scoprirete che avrete più spazio, scoprirete che è molto più sicura rispetto alla vasca da bagno. Chiamate ora, avrete così tanti articoli e materiali tra cui scegliere: Memory Shower, Rocha Line, Palladiana, Mosaico, Duratex e le cabine multifunzione. Sono prodotti innovativi, di design, dai bellissimi colori, realizzati con i migliori materiali. Le creazioni Doccia Doccia sono 100% made in Italy. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla scelta dei materiali alle consolidate tecniche di installazione. Inoltre i prodotti Doccia Doccia sono garantiti 10 anni, perché la nostra è una qualità che dura nel tempo. I prodotti Doccia Doccia vengono installati a casa vostra dalla nostra squadra di tecnici. In meno di 8 ore potrete usufruire della detrazione fiscale del 50% e Doccia Doccia vi fa un ulteriore sconto del 20%. Se vorrete potrete pagare il tutto con piccole rate a partire da 29 euro al mese. Chiamate subito Doccia Doccia e in questo momento non perdete questa promozione veramente eccezionale. Doccia Doccia, cambia il tuo bagno, migliora la vostra vita. Doccia Doccia è la migliore e la tua vita migliorerà. La Florence One oggi blocca il prezzo del pellet.
acquista il pellet da noi e lo riceverai a sole 3,85 euro al sacco. Oggi vi ripeto, blocca il prezzo del pellet a 3,85 euro al sacco e chi chiama questo numero in sovraimpressione riceverà la stufa in omaggio. E se siete in zona, venite a trovarci, venite nel nostro showroom che è sito in via Campagnola numero 10 a Chiari in provincia di Brescia. Signori, grazie per il vostro ascolto e alla prossima. La tua poltrona è Global Relax. È arrivata una nuova poltrona che ti coccola, ti massaggia e ti regala il vero relax. È la nuova poltrona Global Relax, l'unica interamente fatta in Italia. Global Relax è l'unica che ti dà tutto a soli 590 euro. La riconosci perché ha la meccanica colorata, perché la qualità si distingue. La poltrona pocket, totalmente sfoderabile e pieghevole per trasportarla ovunque. La poltrona 120, long system, versione letto. La poltrona 102 con gli appoggiatesta laterali. La poltrona Day con il sistema massaggio per il vostro benessere. Visita il nostro sito e vieni a provarla negli showroom Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Note di cielo. Roberto Ferrari nasce a Milano il 17 giugno 1969. Inizia a ballare all'età di 13 anni all'Accademia Luciano Novaro nel 1989, formazione che gli permetterà di insegnare danza fino al 2012, ma accade qualcosa che trasforma la sua esistenza. Nel 2013 pubblica Angela, storia di un fantasma al di là di ogni ragionevole dubbio. Una storia vera vissuta in prima persona tra le mura domestiche. Nel 2014 pubblica Maurizio, la storia di un ragazzo che il giorno stesso in cui morì diede segni di una vita oltre la vita. Nel 2015, a seguito di una stretta collaborazione con i famosissimi Ghost Hunter, esce la nuova edizione di Angela. Definito dalla stampa scrittore del paranormale, continua a compiere la propria missione di portavoce dell'aldilà. Questa volta con la stesura di un nuovo libro ancora in corso, Valerio, comunicazione con il regno dei cieli. Bene, oggi è qui con noi Roberto Ferrari. Buongiorno a tutti. Ciao. Benvenuto Cristina. Roberto. Grazie. Benvenuto. Grazie per essere qui. Grazie a te per avermi invitato. E tra poco Roberto ci racconterà una storia a dir poco meravigliosa che riguarda una bambina. Ma non voglio anticipare nulla. E inizierei a fare al nostro Roberto le solite domande di rito di questo programma, insomma. E la prima domanda è la più impegnativa, forse. Ovvio. Dunque, tu credi in Dio, Roberto? Alla quale, se uno dice di no, esce, sì. Giusto? No, no, sto scherzando. Una domanda sì. Molto semplice. Sì. Che, guarda, io credo che esistano due categorie di persone. Le persone che non credono in Dio e che quindi credono che tutto ciò che esiste è frutto di una combinazione, di una coincidenza, di un caos, dal Big Bang alla vita stessa. Certo. E le persone invece che credono in Dio, poiché sono convinte che tutto ciò che esiste invece è opera di un'entità superiore, quindi un Dio, come noi l'abbiamo definito giustamente. Tu in sì, quale io, parte io mi schiero dalla parte dei credenti, anche se prima ero dall'altra parte di quelli che non credevano, appunto per una serie di circostanze che dopo racconterò con più chiarezza, che mi hanno convinto dell'esistenza quindi di una, non solo di una dimensione superiore, ma anche proprio di un creatore di tutto ciò che permette, che ha permesso e che permetterà l'esistenza eterna. Senti Roberto, e come te lo immagini Dio? Come pensi che sia? Ma guarda, io nei libri che ho scritto ribadisco sempre che noi siamo limitati, umanamente limitati, no? È come se io chiedessi al mio coniglietto domestico
come ti immagini la corrente elettrica? A parte, certo, non potrebbe rispondere, no? Esatto. E poi, nel senso che noi siamo limitati al poter pensare di come possa essere stato concepito Dio stesso, l'universo, il cosmo e tutte le leggi che lo governano. Per cui, umanamente, rispondendo umanamente, potrei dirti di una qualche forma di energia, ovviamente, della quale però non potrei darne né io dare forma, né insomma, una luce, comunque luce, energia e calore, perché tutto ciò che genera la vita deriva da questi tre elementi. Ti faccio quest'altra domanda, sì, anche se conosco già la risposta. Tu credi in una vita nell'aldilà? Sì, certo che credo. Ci credi? Ho creduto, ho dovuto crederci, appunto perché diciamo prima. Passiamo direttamente alla quarta, allora. Partiamo alla quarta, quarta. Hai mai avuto qualche esperienza sovrannaturale? Quanto tempo abbiamo? Sì, tantissime, e sì, tutt'oggi continuano ad accadere in casa mia, appunto perché penso ragionevolmente di abitare insieme a un fantasma, ecco, proprio volgarmente chiamato fantasma, entità o angeli nel nostro caso, no? Ma è una figura molto dolce questo tuo fantasma. Dolce, sì, è dolce. Una bimba, vero? È una bambina di nome Angela, sì, appunto per in tema di angeli, che mi sono messo, diciamo, a cercare dal momento in cui ho compreso che in casa mia stava accadendo qualcosa di stupefacente, no? Perché prima di allora facciamo un passo indietro. Io vado ad abitare nella mia famiglia in questa villetta, nell'87, quando era ancora in costruzione. Da lì, diciamo, ho appreso che era stata abbattuta una vecchia cascina, no? Sulla quale poi hanno eretto le nostre villette. Siamo entrati a abitare in questa villetta, io e mia moglie avevamo il bambino appena nato, trascorrono 5 anni, dopodiché nasce la seconda mia figlia, Ilaria, la seconda bambina. E con la nascita di mia figlia, che cominciano ad accadere in casa mia delle cose incredibili, no? Diciamo l'episodio che racconto in primis per convincere, per convincermi che in casa mia c'era un fantasma, è quella del fantomatico coniglio, no? Che una notte, diciamo, mio figlio aveva l'abitudine di correre in camera nostra e dormire nel lettone insieme a me e mia moglie. E tutte le notti io lo riportavo nel suo lettino per stare più comodi. E una notte di estate, ecco, mia figlia era nella culla, quindi era appena nata, ma era nella culla. Una notte d'estate, riportando mio figlio nel suo lettino e sì, tornando al mio posto, ho trovato il suo pupazzo di peluche, che presumo se lo sia portato con sé, comunque, quindi un 50 centimetri di pupazzo, sì, perfettamente collocato al mio posto, no? Sì. E non solo, ma era tutto rimboccato con il lenzuolo, sì, che poco prima era fondo a letto, era arricciato, sì, perché era estate, sì, faceva caldo, e il lenzuolo ricopriva perfettamente il coniglio, sì, rimboccava il coniglio era stato e messo mia moglie. Era nanna, diciamo, sì. Entrambi dormivano, sia, sì, il coniglio che mia moglie. Sì, 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 sì. Lì per lì ho pensato uno scherzo, perché, certo, ripeto, prima ero scettico e comunque non avrei mai pensato a fenomeni di questo genere. Comunque è stato, diciamo, l'ingresso di questo fantasma burlone in casa mia, no? Sì, sì, sì. Da lì in poi sono susseguiti episodi come passi che correvano sul parquet. Io e mia moglie, che ci alzavamo di notte, pensavamo fosse mio figlio, no? Certo. E invece sentivamo correrci intorno questi piedini nudi, proprio, sì, proprio di bambini. Sì, sì. E una serie di episodi che, diciamo, hanno avuto scherzi, dolci, cose simpatiche, nulla di pauroso, sì, no? Perché, sì, sì, chiariamo una cosa, un conto è la TV, poltergeist, l'horror, thriller, e un conto è la realtà. Cioè, certo, nella realtà non volano tavoli, Non escono i scheletri da sottoterra, no? Ci sono dei segnali, no? A volte le persone non ci fanno caso, oppure le persone, diciamo, molto suggestionate trovano in ogni segnale, diciamo, lo spirito. In, sì, realtà, sì, io, sì, essendo di formazione atea e scettica, razionale, no? Sono andato a fondo di quello che accadeva, no? Per cui cosa ho fatto? Mi sono comprato il K2, il famoso K2, perché, sì, come adesso lo accendo, vi spiegherò in brevemente, sì, cosa, sì, si tratta. Sì, perché anch'io non lo conosco e sono, esatto, curiosa di questo sapere. Questo qua è un classico attrezzo. Ah, funziona, siccome c'erano, sì, no, perché ci sono le luci, non vedevo le luci. È classico congegno elettronico che usano, certo, i Ghost Hunter, sia, sì, quelli americani che quelli italiani. Sì.
non è altro che un semplicissimo rilevatore di onde elettromagnetiche. Sì, sì. Che non viene venduto per catturare o rilevare fantasmi, semplicemente perché tu te lo acquisti e se vuoi, per tua curiosità, sapere se stai per caso dormendo su un cavo elettrico scoperto piuttosto che vicino a una centralina d'antifurto che ti farebbe comunque male, perché certo. Insomma noi già siamo pervasi di onde elettromagnetiche, no? Allora cosa fai? L'apparecchio, rilevi se in casa tua magari ci sono delle forti emissioni, perché qui ci sono 5 luci, no? Dalla verde alla rossa. Più è forte diciamo l'emissione di questo magnetismo, di questa energia, sì. Questa energia che quindi si manifesta, e più si accendono le luci. Certo. Sono termini tecnici, gamma, adesso non me ne intendo. Comunque, vabbè. Sì. E effettivamente si può riscontrare se tu ti avvicini a un forno microonde in funzione, la centralina della la televisione, e le luci si accendono in funzione dell'energia emessa. Ecco, perché i ghost hunter usano questo apparecchio? Perché ovviamente quando fanno dei sopralluoghi, diciamo in posti abbandonati, piuttosto che sotterranei, dove chiaramente non ci sono altre forme di emissione, sì. Laddove si accendono le luci vuol dire che nel raggio di questi pochi centimetri si sta manifestando un'energia. Tutto, semplicemente questo. Lui rileva, certo, sì, sì. Rileva l'arrivo di questa energia. Ecco, quindi io per i vari episodi che sono accaduti, il coniglio, i passettini, sì. I vari scherzettini, dei quali però non ho mai dato importanza, no? Ma non ho neanche mai pensato... Ho pensato, boh, mia moglie mi ha fatto uno scherzo, magari era sonnambula, piuttosto che, magari sono rumori, magari sono ombre. Certo. Sono tutte cose che comunque ho sempre voluto dare delle spiegazioni. Perché comunque, ricordati che una persona che non crede darà sempre comunque una spiegazione. Certo. La persona invece sì, che sì. Crede darà sempre una spiegazione sì. A quello La che accade. La fede no? È un dono. La fede è un dono, è che ognuno deve portare dentro di sé. Sì. Ed è molto importante, che non ha nulla a che vedere con la religione. No, ci tengo... Per quanto io porti un anello con inciso il Padre Nostro e un crocifisso, sì. è per me un simbolo che mi richiama l'attenzione di un Dio superiore, però non ha nulla a che vedere col cristianesimo, perché poi di religione ce ne sono tante, io non entro nel merito, capito? Non mi occupo di religione, mi occupo di segnali che arrivano certo. Dall'aldilà, quindi per me sì, Dio esiste e io tratto direttamente col capo, certo, se sì. Mi passi la battuta, no? Sì. Ecco, dicendo questo, cosa ho fatto? Comunque con questo congegno elettronico ho provato in casa per vedere se succede. Le luci sono sempre rimaste, diciamo, tutte spente, no? Sì. Finché una sera cominciavano a... Una sera mi era sembrato con la coda dell'occhio di vedere un qualcosa in sala, è stato un pretesto per riaccenderlo, per provare, e vedevo che le luci... segnalavano un qualcosa, no? Allora ho chiamato al mio cospetto la mia famiglia, no? Tutti e quattro, ho detto, ragazzi, qui si accendono le luci. Mio figlio, che era più scettico di me, ha cominciato a dire, ma no, ma guarda che la TV, detto, sì, va bene, però sono in sala, lontano da tutto, eppure le luci, due, tre luci si accendono, vuol dire che qui, in questo momento, c'è qualcosa. Certo. Comunque facciamo un'ulteriore prova, spegniamo tutto quello che c'è in casa, abbiamo spento tutto, il forno, che c'era sì. La pizza che andava, la TV, e non solo, mi sono allontanato dal punto caldo della sala, mi sono sì. Messo con le spalle contro il mobile di legno, senza cellulare, senza niente, certo. Luce verde, sì. Tutto fermo, ho guardato in faccia la mia famiglia, ho detto proviamo a fare, ho detto... Se c'è qualcuno in questa stanza, dammi una prova. Tutte e cinque le luci sono accese, mm-hmm. Fino alla rossa. E lì ci certo. Siamo un po' spaventati, perché sì. Effettivamente non avevamo mai visto il congegno mettersi in funzione all'impazzata, a quel modo lì. Allora è ritornato sul verde, ho riportato la calma, ho detto ok, rifacciamo la controprova. Ho detto se c'è qualcuno in questa stanza, vienimi vicino. E ancora tutte le luci si sono accese. Insomma, per tre volte sì, sì, sì. Al mio comando... Hai avuto, insomma, riscontro attraverso... Ho interagito con, sì. Con un'energia che comunque si manifestava quando la chiamavo, ma sì, non nel senso sì, che sì, la certo. Invocassi, nel senso che gli ho chiesto di avvicinarsi. Ma come sei riuscito a capire che questa entità, questo spirito fosse proprio Angelo? Esatto, stavo arrivando al punto. E da quella sera in poi ho cominciato a comprendere che probabilmente mi sbagliavo.
no, sull'esistenza, quindi di energie, anime che possono interagire, perché dal momento che un'energia mi risponde vuol dire che è un qualcosa di intelligente che sta nell'oltre, giusto? Io non ho rilevato un filo elettrico, anche perché l'ingegnere. Certo. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato ad andare a fare le mie personali ricerche, perché ero ossessionato da quest'idea, ero ossessionato dal capire come mai si verificavano questi fatti, come era possibile che in casa mia esisteva un fantasma, come era possibile che esistevano i fantasmi, cioè prima di tutto, prima di ogni cosa. Vado nel paese, chiedo alla memoria storica degli anziani di questo paese, che è Balbiano, in provincia di Milano, un paesino... Sì, lo conosco. Che adesso si sta diventando famoso per la storia di Angela. E trovo un'anziana che si ricorda che nella vecchia cascina era morta una bambina. Lì mi si è gelato sangue, perché... ho collegato bambina morta, bambina, quindi spirito burlone, agli scherzi che succedevano a noi. Senti, giusto? Io ti fermo un attimo qui. No, mi stavo divertendo. Ti fermo un attimo, ma continueremo subito dopo a parlare, perché a questo punto della trasmissione abbiamo sempre un momento musicale. Ah, bene. Che serve anche per rilassare gli animi, per sdrammatizzare un po' il tutto. E dunque, oggi abbiamo ospite una ragazza, Sara Matera, che nasce il 27 dicembre del 95. Ha 20 anni, viene dalla provincia di Pavia, ma nonostante la sua giovane età ha all'attivo ben 3 gruppi musicali: i Rewind, i Dirty Chicks e i Manigold. Passa dall'hard rock al pop acustico, al rock and roll, e ha collaborato alla registrazione di un album fusion. Fa la conduttrice nella web radio Scream Radio con il programma Backstage Revolution. E, insomma, fa un sacco di cose, eclettica la nostra Sara. E niente, l'ascoltiamo con cosa ci canti? When I Was Your Man di Bruno Mars. Perfetto. Saying bad, but I feel just a little bit bigger now. Or a song on the radio, but it don't sound the same. An old friend talks about it, hurts, doesn't disturb me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Sure, I gave you all my hours when I had the chance. Take it to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. All that day was dancing, and she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways. 'Cause the good, strong woman like you know what count my life. Now I'm never gonna clean up the mess I made. Oh, only heaven, now I kinda close my eyes. No, it just sounds like who. To realize, and I showed about a flower and held your hand. Sure, you gave you all my hours when I had the chance. Take it to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Do the feel as dancing, but she's dancing with another man. It's her. I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I might have met me late to
try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope to buy you flowers, I hope he holds your hand, give you all these hours when he has chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Grazie Sara, bravissima. Grazie. Guarda, accomodati qui con noi, vieni. Allora Roberto, ti ho bloccato, però ne è valsa la pena perché è veramente brava, complimenti. Tu canti, io ballavo, ballavo perché ho ballato tanto. Sì, Roberto scheda è un ballerino insegnante, non solo ho insegnato danza per 30 anni, quindi, ho conosciuto mia moglie che è una mia allieva tra l'altro. E, dunque, ero arrivato, per tornare al punto, al punto cru, saliente di tutta la storia di Angela, esatto, no? Niente, scopro che questa bambina che era morta negli anni 60, aveva 10 anni, tanti quanti erano mia figlia, no? Ilaria. Cosa faccio? Faccio di più, mi metto sulle tracce di questa famiglia, mi faccio dire dove è sepolta questa bambina, vado al cimitero, che è in provincia di Pavia, quindi dalla sua zona, e scopro una cosa strabiliante, che la bambina era molto somigliante a mia figlia, quindi non solo... Ecco, qui vediamo la tomba di Angela. Sì, questa è la tomba di Angela. Sì. Quindi non solo nell'età... E poi dovremmo avere una foto in cui si può vedere la somiglianza con tua figlia. Con adesso vediamo. Ecco. Esatto. Vediamo la È davvero incredibile. A parte avere la stessa età, il viso allungato, i capelli a caschetto, insomma... Tutto comunque mi ha fatto pensare a mia figlia e tutti i fenomeni che accadono, che ho descritto e riportato nel libro che dopo andremo a presentare, succedono nel 2003, nel 2013, quando appunto mia figlia compie 10 anni, quando la bambina muore, quindi 10 anni la bambina, trova in mia figlia una coetanea ed è anche l'unica femmina di tutto il circondario. Per cui lì, da lì in poi, succede una sorta di gioco tra me e la bambina, nel senso che io, non potendoci ancora credere, chiedo di darmi ulteriori prove e da lì succedono una serie di manifestazioni incredibili, tante quante ho deciso di scrivere un libro, perché io ho sempre scritto un diario personale, fin da quando ero ragazzino, no? Per cui ho dei diari che tengo in mansarda, però tutto quello che stava accadendo non riuscivo a farlo contenere nel mio diario, per cui ho deciso così d'acchito di una sorta di... L'hai portato con te? Ho portato Angela, che appunto... infatti il sottotitolo Storia di un fantasma nell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, perché c'è il gioco di parole, perché io... Ho creduto nell'aldilà di ogni ragione di dubbio, perché ho messo in dubbio comunque tutto quello che accadeva, sempre. E cosa più importante che ho fatto, perché inizialmente ho scritto Angela nel 2013, dopodiché l'ho riscritto integrandolo di nuovi episodi successi in seguito. Perché Angela tuttora è nella tua casa. Certo, quindi, guarda, l'altra notte alle 3:30 è partito il clarion di mia figlia, proprio si è acceso il clarion e si è messo a suonare. Comunque succedono le cose, quest'estate mia moglie gli ha sfoderato un cuscino. La tua famiglia come vive questa cosa? Benissimo. No, nel senso che, essendo cose comunque scherzi... Sono quasi alla fine come Poi guarda, io, essere sincero, questo aggeggio qua non l'ho mai più usato, nel senso che io non ho più bisogno di prove, nel senso... Le ho cercate quando ho chiamato il Ghost Hunter Team, l'autorevole acchiappafantasmi della trasmissione di Mistero. Sono venuti a casa mia, perché poi alla fine ho dovuto dire, ma insomma, sono davvero delle coincidenze o davvero c'è qualcosa? Per cui chi meglio di loro poteva confermarmi? E sono venuti una sera, hanno fatto un'indagine che è durata quasi tutta notte e si sono impressionati anche loro, no? Tanto più che ho scritto la loro, la serata di come è andata, di tutto quello che è successo. La relazione, di quello che... Sono successe le cose veramente fuori da ogni dubbio, perché poi alla fine non poteva che confermare l'esistenza di... Certo, ti inviterò ancora, se tu avrai perché piacere, abbiamo tante cose da dirci. Il tempo stringe. Eh sì.
Sì. So che hai scritto altri libri però, che esatto, altre anime ti hanno cercato. Esatto, insomma. Perché con Angela succede un qualcosa, succede che queste anime mi cercano, no? Mi cercano perché vogliono che io scriva la loro storia. Certo. Da lì nasce Maurizio, che è un sì. ragazzo di 29 anni morto, che io non ho mai conosciuto. Tra l'altro, sì. la cosa incredibile è che io scrivo libri di persone che neanche conosco. Sì. No? Quindi raccolgo le esperienze che accadono, in questo caso sempre comunque che vivo in prima persona, perché Maurizio mi ha portato un qualcosa in casa mia perché ha voluto che io scrivessi la sua storia. Certo. No? E il giorno stesso in cui morì mi fece recapitare una penna con scritto Roberto, come se lui fosse già predestinato, sapesse già che io avrei scritto un giorno di lui. Sì. E quello è stato un messaggio illuminante nei miei confronti. E ora è in gestazione il terzo libro, che è Valerio, che è un ragazzo morto a 18 anni, che si trova nell'aldilà, che lui dice, mediante la scrittura automatica, che è una forma, diciamo, medianica di scrittura che avviene o da medium o da persone che non lo sono, comunque interagiscono, diciamo, con questa dettatura che viene sì. dall'oltre. Comunque questo ragazzo di 18 anni sostiene che in questo momento si trova insieme a Maurizio. No? Sì. Quindi Maurizio è con Angela, Valerio è con Maurizio, e io seguo il mio percorso. E tutti sono a casa tua? Sì, adesso sì. riscuoterò l'affitto. No, sì. nel senso che io seguo il percorso che mi viene indicato. Alla no? fine è una tua missione, è una missione. Dire così. Se vuoi, in super anteprima, ho anche la copertina di Valerio. Sì, è spero appena che stata fatta la regia. Sì, si vede. Riesca ad inquadrarla. Sì. Perfetto, niente, per cui questo qua è il terzo libro che uscirà l'anno prossimo, comunque, perché ancora è tutto qua. Lo presenterai da noi, allora ti aspettiamo. Senz'altro. Dunque, io in ogni puntata, sì. Se appunto per chi ci ha seguito, faccio scrivere una lettera agli angeli, una letterina, una cosa che può sembrare infantile, ma è tutt'altro. E quindi ai miei ospiti chiedo di scrivere un pensiero insomma, pensiero da portare stupendo. Agli angeli e riporlo in questa ampolla. Sì. Ma prima io ascolterei nuovamente Sara Matera con il secondo pezzo. Volentieri. Una voce angelica. Sì. Grazie. What would I do without your smart mouth? Driving me and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. My head's underwater, but I'm crazy now, out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The worry is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing it, ringing in my ear for you. My head's underwater, you're crazy now, out of my mind. 'Cause all of me
curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give you all to me, I give my all to you. Even when I lose, I'm winning, and I end my life beginning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of me. Cards on the table, we're both blowing our risking it all through this heart, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my all to you. Even when I lose, I'm winning, even when I am beginning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. And you give me all of me. And you give me all of you. Grazie Sara, davvero brava. Dunque, anche per oggi abbiamo terminato. E sorrido perché durante la canzone di Sara avremmo voluto scrivere la letterina agli angeli, ma probabilmente, non so, Angela o qualcuno dei tuoi ha fatto sparire la penna. Notavo anch'io che non c'è la penna, però quindi ho pensato... Io sono sicura di averla messa all'inizio del programma, quindi non importa, lo faremo fuori onda, tutto così, tutto in famiglia, diciamo. Ok. Ringrazio Sara per essere stata con noi. Io ti chiedo di tornare perché davvero la tua voce ci ha fatto sognare, sei davvero brava. Ringrazio Roberto Ferrari e anche con Roberto ci rivedremo perché ha un sacco di cose da dirci, un sacco di cose da raccontarci, davvero interessanti. E vi ricordo che potete scrivere, inviare le vostre storie o fare le vostre domande all'indirizzo email info@cristinaguarise.it. E oggi vi lascio con la benedizione odierna che arriva da un'isola meravigliosa, dalla Sardegna, per la precisione da Cagliari. E vi ricordo appunto che potete mandare anche delle fotografie o dei filmati con la benedizione, chiedetelo ai vostri sacerdoti o fatele voi stessi amatorialmente con un cellulare, come desiderate. E vi aspetto giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi, ringrazio e saluto i nostri ospiti, serenità e pace a tutti. Saluto ai telespettatori di RTB Network, invoco su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Soffio su un vento.